Si racconta Manuel Bortuzzo e lo fa senza censure, tirando fuori il lato più dolce e intimo di sé. Il suo privato, privatissimo anzi, esce fuori, naturalmente, nella casa più spiata d'Italia. Si parla di dolore, il suo e proprio a riguardo Manuel non fa sconti a nessuno, soprattutto alla sua situazione. Ogni giorno, l'ex nuotatore dimostra quanto l'incidente non abbia fermato la sua voglia di vivere. Nelle scorse ore, tuttavia, ha parlato anche dei suoi momenti di buio. Durante una chiacchierata in sauna con Alex Belli, il nuotatore ha raccontato che anche lui ha i suoi crolli, ma che non ama mostrarli, né vuole parlarne con gli altri. Tengo dentro il mio dolore, ci sto male, racconta Manuel Bortuzzo, ma faccio così. Ho trovato la mia chiave nel semplice stare solo. E allontanarmi un po' dagli altri. Io quando vado in camera di là che dico che vado a dormire, in realtà vado a dormire sì, ma prima metto il cuscino in testa e piango. E ancora Manuel Bortuzzo, così mi libero di tutto senza dire niente a nessuno, anzi non vorrei mai liberarmi con qualcuno, mi farebbe sentire peggio. Questo è un dolore mio. Mi piace curare questo dolore in questo modo qui. Ognuno ha il suo, io non parlo e nemmeno con gli psicologi. Ho provato, ma ho trovato più giovamento nell'isolarmi in camera, piangere e poi uscire svuotato del dolore con il sorriso. Poi Manuel Bortuzzo, dice, questo è quello che dico ai miei migliori amici fuori. Anche il mio migliore amico sa come esorcizzo il mio dolore più grande. Gli dico sempre. Amico mio, inutile parlarne troppo, tanto la mia situazione non cambierà mai, quindi piuttosto che parlarne mangiamoci una pizza. Mi vedrai strano, però poi le cose mi porteranno a stare bene. Però il modo di scacciare il dolore è soggettivo, ognuno ha il suo quindi non direi mai che si fa come faccio io. Toccante quando Manuel Bortuzzo parla della voglia di partecipare alle Paralimpiadi e quando ride e scherza sulla sua situazione. Ma queste confessioni sul suo dolore per me sono state tra i suoi momenti più belli al VIP. Un momento di vita, terribile e bellissimo.